nuovo decreto legge in arrivo e nuove indicazioni per far ripartire alcune attività. Chi potrà di nuovo aprire la prossima settimana? C'è attesa. Il governo avrebbe optato per la riapertura di librerie e cartolerie, ma anche per le aziende che fabbricano macchine agricole, quelle legate alla filiera farmaceutica e alimentare. Per tutte le altre attività se ne riparlerà dopo il 4 maggio. Una riapertura frettolosa rischia di vanificare settimane di rinunce. Quali saranno i prossimi passi? Qual è la strategia migliore? La strada che il governo sta seguendo, su indicazione degli esperti, è una: la prudenza. E dunque, diceva Simona Giampaoli, prudenza. Professore, cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ci aspetta che fino al 4 di maggio dobbiamo ancora sforzarci un pochino, come abbiamo fatto finora, ed avere quindi dei risultati che saranno sempre migliori, questo è ovvio. Diciamo che la riapertura è giusto che sia graduale, è giusto che ci siano delle aziende che aprano prima di altre, aziende dove, guardate, se avete fatto caso alla scheda, non permettono un'aggregazione delle persone. Quindi diciamo che ci stiamo mantenendo tutti su questa linea. Ecco, l'errore è di non smettere, perché altrimenti tutto quello che noi abbiamo fatto tutti insieme fino ad oggi è vanificato. E allora abbiamo solo perso tempo. Perché? Allora, professore, ogni giorno noi facciamo vedere questa linea, questo grafico del Financial Times che ci ricorda dove siamo, a che punto è la curva. Ecco qua la